Nei giorni dell'esplosione del contagio da Covid-19 abbiamo compreso in modo drammatico la centralità del lavoro. Lavoro necessitato che non poteva essere interrotto per garantire urgenti servizi pubblici essenziali. Lavoro che al contrario doveva essere sospeso per garantire la salute di tutti. Lavoro fuori dai luoghi tradizionali, divenuto agile o remoto. Lavoro dei riders o ciclofattorini, governato da piattaforme online. Il lavoro continua a occupare un posto dominante nelle riflessioni sulla ripresa delle attività, in una fase in cui non è svanita del tutto l'urgenza di tutelare beni collettivi. Ma cos'è il lavoro per la Corte Costituzionale? Partiamo dalle suggestioni legate alla pandemia e ci addentriamo gradualmente in un terreno elettivo, quello del diritto al lavoro, così come declinato nell'articolo 4 e spesso affiancato dalla Corte nelle sue decisioni all'articolo 35, che leggo: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Ecco, questi articoli offrono una lettura moderna e attuale del diritto al lavoro, attuale anche nella drammaticità del momento che attraversiamo. Questa lettura è importante perché mette al centro la persona. Il diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, queste le parole della Corte nella sentenza 45 del 1965, si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa. Dunque non si tratta, ed è sempre la Corte che parla nella sentenza 194 del 1976, di una pretesa giuridica del singolo, ma di una modalità di accesso a posti disponibili se vi sono i requisiti per svolgere quelle mansioni. Ancora, questa è la sentenza 163 del 1983, anche gli inabili hanno diritto all'avviamento professionale, in sintonia con l'articolo 3, ovvero con il principio di eguaglianza e sviluppo della persona, e con l'articolo 2 che impone l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. Potrebbe dire che il diritto al lavoro è scandito simmetricamente con il principio di eguaglianza. La bussola che vogliamo tenere molto presente in primo piano si identifica con la tutela della dignità. Dunque è tutt'altro che programmatico, come si vede il dettato dell'articolo 4, se viene affiancato a precisi compiti dello Stato. Creare occupazione, favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, predisporre percorsi formativi e professionalizzanti. La realizzazione del diritto al lavoro rappresenta un impegno continuo dello Stato, che ora più che mai si fonda sull'individuazione di nuovi lavori, oltre che sulla salvaguardia delle competenze e della professionalità acquisita. Il lavoro, un elemento eccitatore di mobilità sociale, questa è una celebre frase di Mortati, fa emergere un altro volto della solidarietà che si ricava dal secondo comma dell'articolo 4, concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Ma come è entrata la Corte Costituzionale in questo circolo virtuoso di diritti e di doveri?
Lo ha fatto con grande chiarezza, affermando che il diritto al lavoro non implica il diritto alla conservazione del posto. La Corte vigila sui limiti posti dal principio di ragionevolezza, che implicano il pieno rispetto della persona, ma è compito del legislatore delineare le tutele del lavoratore in caso di licenziamento, senza trascurare le ragioni dell'impresa. Ecco, il linguaggio non ambiguo della Corte emerge ancora dalla sentenza 45 del 65 che ho già citato e che ha preceduto la famosa legge 604 del 66 sui licenziamenti individuali, in cui la Corte chiede doverose garanzie e opportuni temperamenti quando si deve disciplinare il potere di recesso del datore di lavoro. Dunque servono limiti a qualunque comportamento arbitrario. Per esempio, nel licenziamento disciplinare serve garantire il contraddittorio. Su altri aspetti della disciplina dei licenziamenti, la Corte è intervenuta di recente con ampi riferimenti alle decisioni che ho già citato, proprio per confermare l'autonoma natura prescrittiva dell'articolo 4. Le sentenze sono la 194 del 2018 e la 150 del 2020. È costante la Corte nella chiusura del circolo virtuoso e qualche volta si concede qualche metafora. Per esempio nella sentenza 181 del 1989 con riferimento alla disoccupazione giovanile, quando parla di piaga sociale e tuttavia ritiene ragionevole escludere gli apprendisti dal computo numerico che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sui licenziamenti e anche sull'esercizio dei diritti sindacali. Ma, e questo è un riferimento importante, se la tutela riguarda la donna nel periodo della gravidanza e del puerperio, la Corte non ha esitazioni nel definire discriminatorio il licenziamento. Questa è la sentenza 61 del 1991, perché quello è il periodo in cui maggiormente si deve avere cura per l'equilibrio psicofisico della donna, che si riverbera sulla gestazione e dunque sul bambino nell'avviare un'intensa e unica relazione affettiva. Il lavoro è stato anche oggetto di sentenze in cui la Corte ha segnato i confini delle tutele e dunque ha precisato l'esercizio dei diritti costituzionalmente rilevanti. Per esempio, in una storica sentenza, la numero 30 del 1996, redatta da Luigi Mengoni, si disegna il perimetro della subordinazione in senso stretto, dice la Corte. La subordinazione, si scrive in quella sentenza, è caratterizzata da una doppia alienità. L'alienità del risultato, destinato ad altri, l'alienità dell'organizzazione produttiva, in cui la prestazione di lavoro si inserisce. Colpisce l'uso, o forse la doppia valenza della parola alienità, perché c'è una valenza tecnico-giuridica che fa riferimento alla vendita di un bene, la vendita del lavoro in questo caso, e quella filosofica che esemplifica un processo di estraniazione dell'individuo da se stesso. Ebbene, questa sentenza era stata preceduta negli anni 90 dello scorso secolo da decisioni, due redatte da spagnoli, in cui si sottolineava il ruolo delle norme inderogabili previste dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato. I
principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione nella materia del lavoro, scrive la Corte, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Ogni qualvolta vi sia nei fatti quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione li riferisce. Tutto ciò non esclude di individuare situazioni in cui non c'è subordinazione, pur in presenza di un forte coordinamento da parte del datore di lavoro. È il caso particolare degli infermieri che lavorano presso un'amministrazione penitenziaria e la sentenza è la numero 76 del 2015. Le decisioni della Corte, pur riflettendo il contesto sociale del periodo in cui sono adottate, si assestano di fatto come precedenti, ovvero affermano principi e quindi segnano un sentiero argomentativo. Ma la Corte deve anche essere animata da un suo dinamismo interno, deve cogliere i mutamenti della società. Sui temi legati al lavoro, questa attenzione verso ciò che cambia, si trasforma in tutti i settori produttivi deve essere molto forte. Per questo, quando si discute di lavoro, è frequente il ricorso al bilanciamento, un esercizio che la Corte si impone di fare nel raffrontare diritti costituzionali. Cerchiamo proprio di visualizzare quasi plasticamente la bilancia. Su un piatto poniamo il lavoro prestato, per esempio, per erogare servizi essenziali. E sull'altro piatto poniamo il diritto di sciopero. La Corte è abilissima nel temperare le sanzioni del codice penale corporativo con le libertà garantite dalla Costituzione repubblicana. E Mortati, che redige una famosa sentenza nel 1962, la 124, una sentenza che getta luce su una categoria solo apparentemente dimenticata e marginale, i lavoratori marittimi. Ebbene, quei lavoratori non sono privati del diritto di sciopero se garantiscono l'incolumità delle persone e della nave. Dunque non sarà fra le onde del mare che li vedremo confrontarsi con il datore di lavoro, ma in altre situazioni di contemperamento con servizi essenziali da erogare. Poi, siamo nella sentenza 222 del 76, quando si discute di personale sanitario, il bilanciamento si risolve con un pragmatismo incredibile della Corte, perché la Corte si preoccupa addirittura di stabilire quale quota o segmento del servizio essenziale si può comprimere in modo da garantire comunque la cura dei pazienti, ma non azzerare l'esercizio del diritto di sciopero. Con le sue sentenze in questa delicata materia, la Corte, come spesso accade, ha aperto la strada al legislatore, che è intervenuto nel 1990 con la legge 146 per disciplinare appunto l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e al tempo stesso salvaguardare i diritti della persona costituzionalmente tutelati. Durante la pandemia, torno sulla pandemia perché i nostri ricordi sono molto vivi nella memoria e tali devono restare, abbiamo assistito a un capovolgersi dell'esempio di bilanciamento che ho appena proposto, perché c'è stato un espandersi dei doveri di solidarietà, ben oltre l'adempimento di obblighi legati alla prestazione di lavoro, ben oltre gli orari di lavoro, le specifiche competenze di ciascuno e non soltanto nel settore della sanità, che è quello che abbiamo osservato con più intensità. Ecco, quella che voglio chiamare solidarietà dell'emergenza, che ha guidato tanti comportamenti umani e che è l'espressione di un valore che caratterizza in modo incisivo la Costituzione italiana.
Ma torniamo alla bilancia, rimettiamola al centro, perché la bilancia è una insostituibile compagna di viaggio dei giudici costituzionali. Su un piatto questa volta la salute, sull'altro il lavoro. La Corte è alla ricerca di una ponderazione sofisticata e vorrei dare direttamente la parola alla Corte con la sentenza 85 del 2013. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti che diventerebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono nel loro insieme espressione della dignità della persona. Dunque, un piatto della bilancia non tiranneggia l'altro piatto per entrare in contrappeso, ma soprattutto torna alla dignità, quella bussola che ho evocato prima nella ricerca di un contemperamento fra diritti, nessuno preminente o primario, la salute, l'ambiente, ma tutti dinamicamente concorrenti verso un punto di equilibrio che è segnato dal legislatore e valutato dal giudice delle leggi seguendo i criteri della ragionevolezza e della proporzionalità. Non deve sorprendere l'attenzione che in queste mie riflessioni sto riservando al linguaggio. Quello che più conta, si potrebbe pensare, quando si parla di sentenze è la tecnica argomentativa, la coerenza delle motivazioni, il filo rosso della continuità con i precedenti. Il lavoro però spinge in molte decisioni la Corte verso quella che Aldo Moro chiamava interpretazione sociale dei valori costituzionali. E nel seguire questa via le parole devono colorarsi di toni meno asettici, devono superare quella sorta di riserbo linguistico che a volte tende a ignorare le coloriture. Pensiamo per esempio all'articolo 36 della Costituzione, in cui compare ancora la bussola della dignità riferita alla retribuzione sufficiente, retribuzione che deve essere tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sufficienza è una nozione molto innovativa introdotta nella Costituzione. Questa nozione può combinarsi con l'altra nozione, la proporzionalità, e far emergere in questo modo il lavoro nella sua materialità, la quantità e la qualità del lavoro. Con una attenzione particolare rivolta ai detenuti, la Corte precisa che il lavoro è strumento per la loro redenzione e il loro riadattamento alla vita sociale, dunque non un elemento di espiazione della pena. E guarda anche alla retribuzione dei detenuti per affermare che lavorano e non possono non pensare ai bisogni della famiglia. Quindi sono proiettati anche oltre le sbarre i principi dell'articolo 36, la sentenza è la 1087 del 1988. Accennavo all'importanza delle parole nelle sentenze della Corte. I temi legati al lavoro si prestano, come ho detto, ad adottare un linguaggio non asettico, ma neanche ideologico. Le parole rappresentano la realtà. Questo accade in modo diretto nella stagione che si apre con lo Statuto dei lavoratori, stagione in cui i diritti individuali si completano attraverso la garanzia dei diritti a esercizio collettivo.
La Corte entra subito in sintonia con il legislatore del 1970, ne coglie appieno il messaggio promozionale. Nella sentenza 54 del 1974 si chiarisce che la promozione del soggetto collettivo rappresentativo non è arbitraria, perché è conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base ai propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice. Ma anche dopo il referendum del 1995, che parzialmente modifica l'articolo 19, che è la norma cardine intorno a cui ruota l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro, la Corte specifica, e si tratta della sentenza 244 del 1996, che la rappresentatività non è affidata al riconoscimento del datore di lavoro. Non si crea dunque in forma pattizia, ma è il risultato della capacità del sindacato di attivare la contrattazione a livello aziendale. E ancora, con riguardo all'articolo 28, una norma simbolo di quella stagione, si afferma che la repressione della condotta antisindacale si aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali per garantire in modo rapido i diritti dei sindacati e per consentire la selezione dell'interesse collettivo rilevante da porre a base del conflitto con la parte imprenditoriale. Dunque è corretto il riferimento alla dimensione organizzativa nazionale, che si riflette sul pluralismo e sullo spirito solidaristico dell'articolo 39 della Costituzione. Questa è la sentenza 89 del 1995. Questo riferimento mi serve per tirare le fila delle mie riflessioni sul lavoro. L'articolo 39, l'organizzazione sindacale è libera, si scrive nel primo comma, è un tassello non insignificante del sistema democratico nato dopo il fascismo. La Corte Costituzionale ha irrobustito quel sistema con le sue sentenze, lo ha fatto garantendo diritti individuali e collettivi, proprio perché con la combinazione di queste garanzie si fortifica il presidio democratico e si salvaguardano i valori della persona nei luoghi di lavoro, che sono anche luoghi di democrazia sociale. Persona, dignità, democrazia. Non sorprende che i padri costituenti abbiano scelto di esordire con l'articolo 1, definendo il lavoro fondamento della Repubblica Democratica, dunque essenziale componente della sovranità del popolo, esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione.